20:30 puntuale torna il TG 2000. Buonasera e bentornati. In apertura andiamo a Ostia, dove cresce l'attesa per la visita di domani di Papa Francesco. È la terza volta che si reca nel decimo municipio, stavolta per celebrare la solennità del Corpus Domini. La tradizionale processione si sposterà quindi dalla Basilica di San Giovanni in Laterano al piazzale della parrocchia di Santa Monica, dove ci attende Cristiana Caricato. Buonasera Cristiana. Buonasera, Papa Francesco rompe una tradizione, in realtà ne recupera un'altra. Infatti, qui nel 1968 Paolo VI celebrò la processione, la festa del Corpus Domini, che fino al 1978 era in realtà una celebrazione itinerante. Domani il Papa sarà per la terza volta ad Ostia dopo la visita nel marzo del 1915 e poi quella dello scorso anno, nel maggio del 1917, quando venne a benedire a sorpresa alcuni condomini di Ostia. Una visita particolarmente attesa che ha sorpreso la cittadina, che conta quasi 300.000 abitanti e che di fatto è un quartiere enorme di Roma, una cittadina segnata, ferita anche fortemente dalle cronache, dalle violenze, la presenza dei clan mafiosi, che ha dovuto attraversare anche alcune vicissitudini amministrative e che oggi aspetta il Papa per vivere un momento di riscatto. Papa Francesco partirà da qui, da Piazza Santa Monica, con la celebrazione eucaristica alle 18, poi la processione si snoderà attraverso le strade di Ostia, in particolare attraverso il corso Duca di Genova, per arrivare poi alla piazza e all'altra parrocchia interessata dalla processione, Nostra Signora di Bonaria, una parrocchia che porta un titolo particolarmente caro a Papa Francesco, visto che ricorda la Madonna di Bonaria, che unisce l'Italia all'Argentina, in particolare proprio la città di Buenos Aires. Naturalmente tutto questo sarà il simbolo di una chiesa in uscita, una chiesa vicina alla gente lidense, che naturalmente aspetta anche le parole di Papa Francesco, questa iniezione di speranza per un territorio che abbiamo detto profondamente segnato. E c'è un angolo di Ostia particolarmente attento a quello che dirà il Papa, è l'idroscalo. Noi oggi ci siamo stati, un luogo da sempre etichettato come periferia della periferia, dove in realtà esiste e si manifesta una chiesa sempre più prossima alla gente. Lì vive la fraternità dell'Incarnazione, è diventata un po' l'idroscalo e questo piccolo quartiere è diventato un po' il simbolo dell'Ostia di Ostia, che non ci sta ai facili schemi. Allora vediamo il servizio e poi la linea può tornare allo studio. Don Fabio rimette al suo posto la croce. La chiesetta dell'idroscalo di Ostia, periferia della periferia, è il simbolo di una comunità che ha una storia fatta di devozione, accoglienza e generosità. In 70 anni l'ex area demaniale, trasformatosi in uno dei quartieri più compositi del litorale, è cresciuta in maniera precaria, senza un destino urbano, ospitando diverse etnie, famiglie bisognose di alloggi, umanità varia in cerca di stabilità. È dal 2009 che abito qui. E mi trovo benissimo, non cambierei per niente perché diciamo vivo nella semplicità che a me piace e vivo con delle persone in cui facciamo una comunità, frequentiamo la parrocchia dove Don Fabio organizza organizziamo delle preghiere, durante la settimana facciamo il Vangelo, durante il mese di maggio abbiamo fatto il mese mariano, abbiamo detto rosario, se uno c'ha bisogno noi l'aiutiamo. Vicinanza con Piazza Gasparri e le zone dominate dai clan, la mancanza di infrastrutture, le strade fangose d'inverno e polverose ai primi caldi hanno creato quella che la signora Rita chiama la nominata, l'idea di un luogo senza redenzione dove trovò la morte Pasolini, covo di banditi negli anni 80 e di poveri diavoli oggi. Invece la Madonnina nella cappella racconta meglio di altro 1.200 famiglie, tutte abusive, che dimenticate dalle istituzioni, hanno costruito giorno dopo giorno una vita semplice fatta di relazioni, amicizia e dignità. Purtroppo i problemi ci sono, è altro che tanti, perché non ci sono le fogne, c'è il mare, c'è il fiume,
abbiamo anche la piscina, noi scherziamo, davanti al porto, perché si forma tutto un lago dove si forma questa piscina d'acqua. E certo, i problemi ci sono. Mi auguro che col tempo questi problemi vanno risolti. Intorno alla chiesetta, affidata alla fraternità dell'incarnazione, la possibilità di un'esistenza normale, dove la povertà non significa degrado, dove ci sono i buoni e i cattivi, dove si vive appesi alla mutevole volontà delle amministrazioni, ma dove non si smette di sperare e attendere, magari, l'arrivo del Papa. Ci auguriamo che lui venga anche qui all'Idroscalo, perché almeno anche lui può vedere, diciamo, che c'è del bene, non c'è solo male. E domani quindi dalle 18 TV 2000 seguirà in diretta la visita del Papa a Ostia, prima la celebrazione della messa nel piazzale antistante la parrocchia di Santa Monica, come avete sentito, poi la processione con il Santissimo che si concluderà davanti alla parrocchia Nostra Signora di Bonaria, con la benedizione eucaristica impartita da Papa Francesco. Ma oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica, una festa che dopo una crisi di governo durata quasi 3 mesi ha assunto un valore simbolico particolare. Applausi per Mattarella e Conte all'altare della patria. La festa di tutti noi, ha dichiarato il neo premier Federico Plotti. Poteva essere il giorno della protesta, invece è stata una vera festa. La mattinata delle celebrazioni per questo 2 giugno, festa della Repubblica, si è aperta con l'arrivo del capo dello Stato Mattarella all'altare della patria a Piazza Venezia, dove era atteso dai presidenti di Camera e Senato e dal premier Conte. Accompagnato dalla ministra della difesa Elisabetta Trenta, come da rito, dopo aver passato in rassegna le rappresentanze dei vari gruppi militari, è salito lungo i gradini del Vittoriano fino al monumento del Milite Ignoto per deporre una corona di alloro prima del passaggio delle frecce tricolori. Un lungo applauso ha poi accolto il presidente Mattarella in via dei Fori Imperiali, acclamato anche il neo premier Giuseppe Conte. Sfilando a bordo della Lancia Flaminia, il capo dello Stato, accompagnato ancora dal neo ministro della Difesa, ha raggiunto il palco d'onore, dove lo attendevano il premier Conte e le più alte cariche della nostra Repubblica, nonché i ministri del nuovo governo, per assistere alla sfilata delle rappresentanze di tutti i corpi militari e civili. 5.000 tra uomini e donne, 260 bandiere e stendardi, 14 bande e fanfare militari, 11 unità cinofile e 70 veicoli. A chiudere la rassegna, una compagnia del primo reggimento dei bersaglieri e il lancio di un paracadutista militare con un vestito tricolore di 400 metri quadrati. E poi l'incontro del presidente con un gruppo di bambini che gli ha consegnato una bandiera italiana. Il nuovo esecutivo muove i primi passi, Salvini lancia la linea politica con le sue prime dichiarazioni e si prepara domani in Sicilia alla prima uscita da ministro dell'Interno. Il leader pentastellato Di Maio annuncia interventi su pensioni e lavoro. Marco Burini. Il governo Salvini-Di Maio è appena nato e già fa i primi passi, meglio, le prime parole. C'è tanto da fare, ci sarà poco da parlare, tanto da studiare e tanto da fare. Sui temi su cui ci siamo impegnati, dalle pensioni alle tasse al lavoro, soprattutto lavoro, 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 la sicurezza è legata al tema del lavoro. Il Jobs Act va rivisto, perché c'è troppa precarietà. La gente non è che non ha più la certezza per sposarsi, ormai non ha neanche più la certezza per prenotare le vacanze, per quanto è precaria la sua vita. E se oggi vogliamo dare più forza all'economia, dobbiamo ridurre la precarietà. Così i due capi, ma anche altri hanno già rilasciato interviste. Erika Stefani, ministro degli affari regionali, ha detto che il suo primo obiettivo è realizzare l'autonomia, soprattutto del Veneto e della Lombardia. Mentre un altro leghista, Lorenzo Fontana, ministro della famiglia e della disabilità, respinge le accuse di omofobia, ma ribadisce che per lui c'è solo la famiglia naturale e non le famiglie arcobaleno, che per la legge non esistono. Insomma, per ora tante ambizioni e qualche indicazione di rotta. Ma da dopodomani si entra nel vivo. Il governo dovrà indicare viceministri e sottosegretari e fare nomine importanti, dai servizi segreti alla RAI, dall'antitrust all'autorità per l'energia. Giugno è pieno di appuntamenti. Martedì il voto di fiducia al Senato e il giorno dopo alla Camera. Poi, l'8 e il 9, il G7 nel Quebec, in Canada, primo impegno internazionale del Presidente del Consiglio. Per finire, il 27 e il 28, a Bruxelles si riunirà il Consiglio europeo, dove i capi di governo discuteranno di migranti, di sicurezza e difesa e di economia. E lì a Bruxelles Conte dovrà dire qualcosa. Ma Salvini, l'uomo forte di questo governo, nelle ultime ore ha già dettato la linea. Per i clandestini è finita la pacchia, se ne devono andare.
ha detto, mentre le navi dei soccorritori, definiti vice scafisti, non potranno arrivare nei porti italiani. Domani Salvini è in Sicilia per la campagna elettorale e andrà anche a Pozzallo. Martedì parteciperà alla riunione dei ministri dell'interno europei, ma già oggi nel comizio a Vicenza ha avvisato l'Europa. Basta accoglienza. Ed ora in Nicaragua continuano le violenze, almeno 100 le vittime dal 18 aprile scorso nelle manifestazioni pacifiche della popolazione represse nel sangue dalla polizia. Minacce di morte sono giunte ad alcuni ecclesiastici impegnati nel dialogo nazionale. Antonio Soviero. Con la morte di uno studente 25enne ferito durante la marcia delle madri di Managua domenica scorsa, il bilancio delle vittime della manifestazione contro il governo del presidente nicaragüense Daniel Ortega sale a 19 vittime. In totale almeno 100 persone sono state uccise da metà aprile ad oggi, da quando sono cominciate le proteste di strada contro Ortega. Proteste per lo più pacifiche, represse col pugno duro dalle forze dell'ordine e dai gruppi paramilitari sandinisti legati al governo nicaragüense. Dopo le ultime violenze, la conferenza episcopale locale ha sospeso i colloqui del dialogo nazionale, convocati nel tentativo di mediare tra governo e parti sociali. I vescovi del Nicaragua chiedono a Ortega di fermare le violenze e ripristinare lo Stato di diritto. E secondo la Commissione Interamericana per i Diritti Umani, Monsignor Silvio José Baez e i suoi familiari sono stati messi sotto protezione. Il vescovo ausiliare di Managua, molto attivo nel dialogo nazionale, farebbe parte di una lista di persone da eliminare. Infine è stata resa nota oggi dal governo di Managua una lettera inviata da Papa Francesco al presidente Ortega l'11 maggio scorso. Nella missiva il Pontefice lancia un nuovo appello al dialogo per risolvere la crisi e sottolinea che non è mai troppo tardi per il perdono e la riconciliazione. E Papa Francesco ha nominato il rettore magnifico della Pontificia Università Lateranense di Roma, il professor Vincenzo Buonomo. Ne dà notizia oggi la sala stampa vaticana. Il professor Buonomo, i nostri telespettatori lo ricorderanno, è esperto di diritto internazionale con diploma di preparazione alla carriera diplomatica. Nato a Gaeta nel 1961, ha iniziato ad insegnare presso la Lateranense nel 1984. Dall'83 è collaboratore della rappresentanza della Santa Sede presso organizzazioni delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Dal 2014 è consigliere dello Stato della Città del Vaticano. Sono in pericolo i girasoli di Van Gogh. Il museo di Amsterdam, dedicato al grande pittore, lancia l'allarme. La luce danneggerebbe il prezioso dipinto. Il celebre punto di giallo ottenuto dall'artista sta virando verso un colore olivastro marrone. Allo studio una serie di protezioni speciali. Fabio Bolzetta. I girasoli di Van Gogh stanno appassendo. Il soggetto di uno degli artisti più amati di tutti i tempi rischia di trasformarsi giorno dopo giorno e di non brillare più della sua luce. Lo rivela uno studio condotto a raggi X dal museo che ne ospita una delle sue opere più celebri. Siamo ad Amsterdam, patria natale del pittore olandese nato a Zundert nel 1853. Qui, dove viene custodito uno dei dipinti della serie Girasoli. Quella tonalità, infatti, ottenuta dall'artista grazie all'unione di due differenti tipologie di colori ad olio, sta perdendo la sua luminosità originale. Di fatto è stato notato nei petali e negli steli dei girasoli dipinti nel 1889. La deformità ancora non è percepibile ad occhio nudo, ma questo basta ad allarmare il mondo della cultura e dell'arte per la luce di artisti dalla vita travagliata come Vincent van Gogh, che iniziò a dipingere a soli 27 anni e che rivive ancora oggi nelle sue opere ben a 900 dai colori così vivi, mentre continua a fissarci da uno dei suoi 37 autoritratti. Roma sorprende sempre. Scoperta lungo la via Tiburtina, una camera mortuaria del IV secolo a.C. in perfetto stato di conservazione. Intanto al Louvre di Parigi è stato ritrovato il dito mancante della mano di Costantino, la splendida scultura che si può ammirare nei musei capitolini. Francesco Durante. Case Rosse, periferia est di Roma, era situata alla profondità di appena 2 metri, la tomba a camera di epoca repubblicana in eccellente stato di conservazione, scoperta durante i lavori di archeologia preventiva in un cantiere per il raddoppio dell'acquedotto.
La sepoltura è stata denominata tomba dell'atleta per la presenza di due strigili, attrezzi utilizzati per detergere il sudore dopo l'attività fisica. Accanto alle spoglie di quattro persone, tre uomini e una donna tra i 40 e i 50 anni, sono stati rinvenuti anche vari oggetti di corredo funebre perfettamente conservati, vasellame con i resti delle carni offerte come cibo ed una moneta in lega di bronzo con la testa della dea Minerva. La tomba ha una stanza larga 2,5 metri, lunga 3,30 metri, alta 1,75, apparteneva probabilmente ad una famiglia medio borghese di proprietari terrieri. Uno straordinario tesoro archeologico risalente al IV secolo a.C. Ci riporta invece al periodo romano tardo antico, al IV secolo dell'era cristiana, un'altra eccezionale scoperta relativa alla colossale statua dell'imperatore Costantino, uno dei capolavori dei musei capitolini. Il dito mancante della mano è stato individuato al Museo del Louvre, tra i reperti della collezione del banchiere romano Gianpietro Campana. Recenti studi, avvalorati da ricostruzioni in resina in 3D, hanno confermato l'intuizione di una ricercatrice. Il dito in bronzo dorato, lungo 38 centimetri, combacia perfettamente con la mano dell'imperatore custodita a Roma, città eterna che sorprende sempre con il suo inestimabile tesoro artistico ed archeologico. È tutto per oggi, il TG2000 torna lunedì alle 12. Buon fine settimana, buona domenica.